Buonasera a tutti. Ringrazio l'amico Lo Sacco e Ariadem per aver iniziato questa riflessione, oltre alle parole che abbiamo sentito da parte del sindaco, da parte del presidente del PD provinciale, da parte del giovane che ci ha parlato di futuro, di aver inserito la riflessione sulla cittadinanza in questa riflessione. Ariadem ha sempre avuto una grande sensibilità sui temi dell'immigrazione e segnatamente sui temi della cittadinanza. Alcuni dei suoi esponenti, vedo qua Gianclaudio Bressa, sono stati coloro che hanno portato avanti il tema di incardinare in Parlamento una proposta di legge proprio sulla cittadinanza. E tutto il lavoro che è stato fatto durante questa legislatura è stato possibile grazie a questo solco che questa proposta di legge ha tracciato nella scorsa legislatura. Ma ricordo ancora l'ultima tornata congressuale, uno dei momenti più significativi della campagna elettorale di Dario Franceschini è stata questa puntata di Genova che abbiamo dedicato ai nuovi italiani. E l'abbiamo significativamente fatta a Genova, nell'antico porto di Genova, da quel luogo da cui partivano gli italiani per il nuovo mondo. E come per creare un legame ideale tra quell'Italia che è andata fuori per secoli, che costituisce una memoria di questo paese. Non c'è un italiano che non abbia a casa una foto sbiadita, una lettera, dei ricordi più o meno felici, più o meno drammatici, di un bisnonno, di un nonno, di uno zio, che a un certo punto ha dovuto lasciare la terra italica per andare a cercare fortuna. E in quel luogo Dario Franceschini ha fatto un discorso molto importante che è diventato poi patrimonio di tutto il Partito Democratico, ossia che le questioni dell'immigrazione, le questioni della cittadinanza, ma soprattutto la questione dell'immigrazione, doveva diventare nella cultura politica del Partito Democratico non una questione residuale, quelle cose di cui si occupa nottetempo una volta vinte le elezioni, una volta nominato l'assessore all'urbanistica, al bilancio, alla finanza, e nottetempo si cerca uno sfigato che si occupi di immigrazione. L'intuizione di Dario Franceschini era che la questione immigrazione dovesse diventare un punto qualificante del progetto politico del Partito Democratico, il volto identitario con il quale il Partito Democratico si presentava a guidare questo paese. E quando abbiamo votato in Parlamento il governo Monti, sia il capogruppo Dario Franceschini, sia Pierluigi Bersani, dopo ovviamente aver esaminato tutte le problematiche relative alla nascita del nuovo governo, hanno terminato il loro discorso nel significare a Monti e al suo governo che per noi la questione della cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia era una questione importante. E lo stesso Pierluigi Bersani si è spinto fino a dire che nell'ipotetico eventuale e per noi auspicabile governo Bersani, il primo Consiglio dei Ministri sarebbe stato dedicato, tra le altre cose, a una legge, al varo di una legge per la cittadinanza. E quindi le questioni dell'immigrazione come una carta d'identità programmatica, anche identitaria del nostro partito. E Area Democratico quindi ha portato avanti, ha sostenuto questa campagna che c'è stata nel Paese, che ha raccolto decine e decine di migliaia di firme
al nord come al sud, al centro, gli italiani hanno firmato e hanno detto sì a questa proposta di legge per la cittadinanza, perché hanno capito, più del ceto politico, prima ancora del ceto politico, gli italiani, anche quelli che votano a destra, anche nelle terre dove la Lega ottiene dei risultati significativi, hanno capito che quella dei bambini nati in Italia da genitori stranieri che non hanno ancora la cittadinanza italiana era un problema. Cioè, noi ci ritroviamo per la prima volta dalla nascita della Repubblica Italiana dove l'etnos biologico italiano, ancorché qualcuno mi deve spiegare che cos'è l'etnos biologico italiano, se è quello valdostano, se è quello del Veneto, se è quello della Lombardia di ceppo austro-ungarico, se è quello della Sicilia, se è quello della Puglia. Ma se mai ci fosse un etnos biologico italiano, oggi quell'etnos biologico italiano non corrisponde più a un demos di tipo nuovo, plurale, e che si arricchisce di questo apporto, di questo contributo che ci viene dalla presenza di persone che provengono da orizzonti culturali, da orizzonti religiosi completamente diversi e che arricchiscono il carattere già plurale della Repubblica Italiana, che nasce plurale. Cioè, il pluralismo dell'Italia non nasce dall'arrivo degli immigrati, semmai l'amplificano, l'arricchiscono con altri orizzonti diversi. E perché il Partito Democratico si occupa tanto di questa questione? È stata la questione sollevata dal capogruppo della Lega subito dopo l'intervento dei nostri esponenti, dicendo: guardate che tra le tante priorità che ha il Paese, il Partito Democratico non trova altro che occuparsi della questione immigrazione, che occuparsi della questione della cittadinanza. E la novità importante della nostra riflessione è che non ci stiamo occupando di questa questione semplicemente come una gentile concessione che noi, maggioranza che vive in Italia da più tempo, facciamo ai nuovi arrivati. Non è una gentile concessione. E questa preoccupazione si inserisce nel solco della Costituzione italiana, prima di tutto. E nel secondo articolo, inizio da questo, dove si parla di diritti inalienabili della persona, non del cittadino ma della persona. In un paese dove si fa un gran parlare del diritto alla vita, e noi abbiamo un gran rispetto per il diritto alla vita, non può essere che il diritto alla vita viene assolutizzato quando sei un embrione, viene assolutizzato quando sei un malato terminale e non viene sufficientemente preso in considerazione nella vita di mezzo, quella dei già nati e dei già nati nel nostro territorio, no? I diritti inalienabili e l'articolo 3 della Costituzione, il compito dello Stato è di rimuovere gli ostacoli. Compito, c'è qualcosa di cogente, di dirimente in questo, è compito. Non è che se è lo Stato di destra non lo fa, se è di sinistra lo fa. Lo Stato che non lo fa manca a uno dei suoi compiti essenziali. E infine l'articolo, il primo articolo, la Repubblica fondata sul lavoro. Dentro quella res pubblica, diceva uno dei padri costituente, c'è il fatto che la Repubblica o è inclusiva o non lo è. È un'altra cosa, se la Repubblica non è inclusiva diventa aristocrazia, diventa oligarchia, diventa qualcos'altro, ma è inclusiva. Ma al di là di questo, il nostro pensiero come Partito Democratico, e qui sono d'accordo con lo Sacco quando dice noi dobbiamo far fare un passo in avanti riformista anche nelle nostre riflessioni, e io confesso che sul tema dell'immigrazione, da quando sono arrivato io nel 78 ad oggi, dobbiamo fare un salto di qualità. Anche noi l'abbiamo fatta troppo facile, la questione dell'integrazione.
Quanti di noi hanno pensato che bastava invitare un senegalese con tanto di trecce a suonare il tamburo a scuola per fare integrazione, per fare intercultura? Quanti di noi hanno pensato che bastava invitare alle feste dell'unità due donne a cucinare il couscous per fare integrazione? Oggi il tema dell'immigrazione, la maturità del processo dell'immigrazione ci pone delle risposte più complesse, più difficili, ci impone una capacità di declinare quei dettami costituzionali con l'oggi. E quindi la questione della cittadinanza al centro della politica di un centro-sinistra che vuole far fare un passo in avanti. E non è possibile che le grandi multinazionali del profitto abbiano capito la ricchezza, il contributo importante che c'è nella questione della diversità culturale, vissuta non come un peso, non come un costo, ma la diversità culturale è vissuta come motore di innovazione, quello che il management internazionale chiama cultural diversity in management, cioè la diversità culturale come motore di innovazione e di cambiamento all'interno dell'azienda. E noi dobbiamo assumere la presenza dell'immigrazione in generale, ma di questi bambini che nascono in Italia, parlano italiano, hanno un immaginario italiano, e dobbiamo considerarli come fiori profumati e frutti prelibati, non come un problema, ma garanzia di innovazione e di cambiamento per il nostro paese, la chiave che permetterà al nostro paese di sprovincializzarci un po', e lo si sta vedendo in questi giorni quanto siamo provinciali, no? Quanto la nostra politica si svolge tutto in salsa matriciana, con tutto il rispetto per la matriciana ovviamente, ma l'alfabeto della globalizzazione noi non la possiamo acquisire se non integrando, mettendo dentro come una freccia in più nell'arco di questo sistema paese chiamato Italia i contributi di quello che Aria Dem ha chiamato i nuovi italiani. Dentro il paradigma del nuovo italiani non c'è il buonismo, ancorché meglio essere buoni che cattivi come i leghisti, ma c'è l'impronta dell'innovazione, della ricerca del fatto che questi giovani possono e devono dare al nostro paese un'impronta di originalità, di innovazione e di novità. Questo è un po' il senso politico. Ci vediamo tutti un po' in imbarazzo nei dibattiti televisivi o radiofonici con i nostri avversari della destra a parlare di immigrazione, come se dobbiamo in qualche modo rimproverarci qualcosa. Noi siamo quelli dell'anarchia, quelli del laissez-faire. Ebbene no, dobbiamo rivendicare invece che abbiamo assunto il fenomeno come un fenomeno strutturale e lo vogliamo governare. Lo vogliamo governare, e chiudo con questo, come dice il nostro segretario Bersani, chiudendo il forum immigrazione che abbiamo tenuto a Roma, in tema di immigrazione, quindi anche in tema di cittadinanza, dobbiamo farlo con umanità e con razionalità. Con umanità e con razionalità. E se lo facciamo con umanità e con razionalità, possiamo chiedere anche ai nuovi venuti dei doveri, una responsabilità. Nel solco di questo paradigma, per noi riformista importante, tra inclusione e responsabilità. Se ti includo, ti posso chiedere anche di prendere responsabilità nella comunità nella quale sei. Se non sei incluso, ebbene, il dovere che ti chiedo sono basati sul nulla. Ecco, questo è un po' il senso di questa grande battaglia di civiltà. E termino davvero con questa altra parola di Dario Franceschini, quando diceva sempre a Genova: certe battaglie la politica li deve fare, anche se non portano voti nuovi, perché permettono di guidare dei processi invece che subirli. Grazie.